Volevo vedere perché sono anche delle altre domande che riguardano sempre la questione del Green New Deal. Se tu, io ti ho sentito molto spesso parlare in campagna di questo Green New Deal, se tu dovessi dare un messaggio agli elettori di Sinistra e Libertà su questo tema che è il nostro tema fondamentale del Green New Deal, che cosa diresti in poche parole? Che la trasformazione del capitalismo si va attraverso la rivoluzione verde. Il Green New Deal è il strumento per trasformare fino in fondo il capitalismo. Il capitalismo non si cambia così, si cambia con una strategia, e la strategia del Green New Deal è la strategia di trasformare completamente il capitalismo. Perfetto, attraverso anche l'innovazione tecnologica, eccetera. E la concentrazione dei soldi europei. Noi abbiamo fatto un programma molto discusso, peraltro, quando si parla di soldi è sempre complicato, nel quale diciamo che dobbiamo arrivare a 500 miliardi di euro da investire in investimenti pubblici e privati, europei e nazionali, tutti concentrati su queste tecnologie verdi che naturalmente non hanno nulla a che vedere con il nucleare. Un'altra domanda che ci è arrivata riguarda un tema sul quale Dani ha molto lavorato ed è l'uscita del nucleare, un contributo importante dei Verdi al governo in Germania. Ma secondo te la Merkel rivedrà questa decisione? No, dipende di due cose, dipende dalla prossima maggioranza. Quindi ricordiamo che entro quando si uscirà dal nucleare in Germania, entro il 2020? 30 anni, ha iniziato 7 anni fa. Ok, so quindi ancora, tra 23 anni. 23 anni. Ma dal momento quando la Germania ha deciso di uscire del nucleare, le rinnovabili sono passate del 2% a oggi 17% o 18%, e siamo in 5 anni a 25% di energia viene da rinnovabili, che è oltre l'obiettivo europeo. Sì, sì. Questo, allora, no, sull'energia nucleare dobbiamo dire una cosa: non discutiamo più pericoloso o no. È pericoloso, andiamo oltre. Chi paga? Chi paga? Per esempio, Areva è stato fare una nuova centrale. Areva è la produttrice francese più importante. In Finlandia. Sì. Hanno fatto la promessa 3,5 miliardi, sono a 7. È un processo fra la Finlandia e Areva. Perché chi deve pagare? Chi deve pagare il doppio. Nessuno privato va a mettere soldi da solo nel nucleare. Che tipo di Stato va a mettere soldi? L'Italia? Così pare, hanno anche adottato una legge, ma noi dobbiamo continuare questa battaglia e anche noi pensiamo che sia del tutto possibile vincerla. Quindi sì. Germania uscirà fra 23 anni e soprattutto dopo l'uscita sono aumentati tantissimo le energie rinnovabili. Dopo la decisione dell'uscita. E questo è un tema molto importante perché il nostro paese continua a ripetere e dire che si possono fare tutte e due, nucleare e rinnovabili. Invece è contraddittorio perché gli investimenti vanno lì o là. Esatto, quindi questo effettivamente è un tema importante. Nel lavoro che state facendo con Europa Ecologie, questa è un'altra questione che viene qui, si dice che il Green New Deal ha anche degli effetti positivi sulla vita della società e sui diritti delle persone, nel senso che non è solamente una questione di carattere economico, ma è un'idea di società che si ha. Sì, perché è un'idea di responsabilizzazione della società, di responsabilizzazione dei cittadini. Il Green New Deal non si fa solo con la politica generale energetica di trasformazione industriale, si fa anche sulla trasformazione di modo di vita della gente, la responsabilizzazione della gente, lavorare differentemente per lavorare meglio. Certo. E questo è tutta l'organizzazione della vita che è l'obiettivo anche del Green New Deal. Assolutamente. E adesso arriviamo rapidamente alla domanda di Silvia Perfetti che ci dice: mi chiedo se la spinta verso un nuovo modello per la produzione di energia che proviene da orientamenti internazionali possa soffocare l'economia interna di ogni nazione a favore di quelli che hanno già sviluppato delle infrastrutture adeguate, arrecando i danni ai settori dell'industria e dell'occupazione.
Questa è la preoccupazione di dire noi siamo piccoli, come possiamo fare per competere nel mondo? Ma la nostra risposta è ovviamente l'Europa. L'Europa, e questo è l'Europa. È vero che anche la Germania non lo posso fare da solo. La Francia, grande o piccole, Andorra o Liechtenstein, la Germania visto nel mondo è lo stesso. E che l'Europa è il quadro realistica per essere competitive della trasformazione nel mondo. Accanto della Cina, dell'India, degli Stati Uniti, anche della Russia, solo l'Europa come Europa può essere il motore, la strada possibile. Quando noi parliamo di Europa, anche in Italia, che è sempre stato un paese super europeista, cominciano a essere molte perplessità. E la nostra risposta a questo qui al Parlamento europeo è sempre stata quella di dire: se l'Europa fa le politiche giuste, la gente tornerà ad appassionarsi, e se l'Europa ha i poteri giusti, quindi ha una Costituzione, eccetera, avrà la possibilità di agire in modo migliore. Ieri il Parlamento, il Senato ceco, ha ratificato il Trattato di Lisbona, quindi forse ci avviamo alla fine di questa vicenda su questo trattato che noi abbiamo definito trattatino, ma questo tema della Costituzione europea non l'abbiamo abbandonato, vero? No, questo penso che dopo il trattatino di Lisbona, un nuovo ciclo di dibattito che va a durare 10 anni, certo, 15 anni, sulla Costituzione è necessario. No, noi non possiamo parlare di allargare alla Turchia, sì o no, all'Ucraina o altri, senza una vera Costituzione. Vuol dire, per parlare realisticamente e calmamente dell'Ucraina, della Georgia o della Turchia, abbiamo bisogno di un'Europa che funziona. E questo è necessario, e Lisbona non è sufficiente. Abbiamo bisogno di una Costituzione. Allora, come arrivare lì? Vediamo. E questo noi dobbiamo aprire la discussione. Assolutamente, tra l'altro noi siamo sempre stati favorevoli di un'assemblea costituente, siamo stati dietro questo tema della Costituzione europea da molto tempo, e quindi il messaggio è semplicemente: la battaglia non è finita, c'è ancora bisogno. Dani, in conclusione, probabilmente ti vedremo ancora sulla televisione di Sinistra e Libertà, ma un ultimo saluto ai nostri elettori, amici. Sì, io credo che Sinistra e Libertà ha un reale chance di fare le 4%, ha un reale chance, e io voglio dire che veramente il Parlamento europeo, non solo le Verdi europeo, ma anche il Parlamento europeo ha bisogno di Monica come parlamentaria. So, questo grazie. È veramente una... No, è serie, sono serie, perché noi abbiamo bisogno di parlamentari che sono veramente, partendo dall'idea dell'Europa, fanno le politiche difficili ma giusta, e perché io sono accanto di Monica in questa elezione. Grazie tante, grazie Dani, molto gentile, e ci sentiamo sicuramente nel futuro, nelle prossime settimane. Ciao! Ciao!